Lo studio è quello di Unica Night, ma non è Unica Night. La sigla è quella di Unica Night, ma non è Unica Night, ma è ancora di più, forse, perché è arrivato il momento tanto atteso. Oggi, 5 gennaio, finalmente il nostro Unica Night, e come è scritto nella nostra grafica, speciale Riffa. Le vedete, sono già qui, sono pronte. Giù le vi mani. Aspettano, vi aspettano, ci aspettano. Le 6 magliette del Catania che abbiamo messo in palio in questa giornata pre-Befana. Siamo un po' la Befana, no? Siamo anzi, tu Befana. Ci assomigli anche un pochettino. Sempre delicato, sempre gentile. Sì, sì, non stare. Ti mancano un po' le urla che ti metto ogni sera delle tue fans? Sì, molto, molto, ma qui non le abbiamo. Non le abbiamo. Non le abbiamo, non le abbiamo. Non le possiamo, però a meno che i nostri Alfio Nicotra e Fabio Consoli riescono a fare un miracolo. Casomai si mettono loro a urlare. Però no, detto questo, effettivamente anche i conduttori sono quelli di Unica Night. Buonasera, buonasera, ci mancherebbe altro. No, vabbè, però buonasera, buonasera cari amici di Unica Sport, di Futura Production, a chi ci segue su Facebook. Stasera andremo solo su Facebook e sul 13, sul canale digitale delle TV, quindi TRM. Quindi buonasera anche agli amici di TRM. Sono già tanti gli amici collegati. Molti, molti, perché fra poco... Ora un po' parliamo, ovviamente, discutiamo, vi salutiamo, leggiamo i vostri messaggi, ma qui sono pronti già i nostri bigliettini, i bimbi sono pronti, sono dietro le quinte, fra poco entrando stanno scalpitando perché sono anche un po' ansiosi, perché sentono la responsabilità. Qua ci sono le magliette, quale abbiamo messo? Lodi, De Luca, Russotto, poi Lorenzini, Rapisarda e Manuel Sarao. Sono queste le maglie che sorteggeremo. Prima di iniziare a salutarvi riepiloghiamo un pochino, certo, come funzionerà. Estrarremo 6 numeri, ogni numero corrisponderà a una maglietta. Prima di estrarre il numero annunceremo per quale maglietta stiamo estraendo il numero e il nome. Abbiamo fatto tutto nella massima trasparenza, insieme al numero c'è il nome del vincitore, quindi lo comunicheremo in diretta. Vi consiglio di andare a rivedere sulla nostra pagina il numero che vi è stato assegnato. Detto questo, incominciamo. C'è il nostro Paolo Di Giorgi, poi Sebi Lombardo, buonasera a Dani e Masi Basile, Salvo Morelli, Angelo Conigliaro, Danilo Rinaldi, buonasera a tutti, un saluto dalla mascotte, Jacopo, Ricky Bonaccorso, Giovanni Longo, buonasera ragazzi, un saluto ai vostri figli, grazie, Vito Giallongo, Giuseppe Fazio, Giovanni Russo, Tore LR, che non vedevo da tanto tempo, Tore, sono contento che sia nuovamente tra di noi, Salvatore Russo, buonasera a tutti, Salvatore Dalocri, Sebastiano Cormaci, Rosi e Salvo Gulino, Salvatore Bonaccorso, Luca Fontana, buonasera, Popolo Rosso Azzurro, che vinca il migliore, ovviamente io, Luca Delirio, Rosso Azzurro. Il migliore, certo, assolutamente, ma non è che qualcuna non si assegna, vero? No, si assegneranno tutte e 6, cari. Magari quella di Andrea, no. No. Tu già hai preso quella rossa azzurra, sei in gordo. Vabbè, quella è un'altra cosa. Sei in gordo. Queste sono firmate, sono autografate. Vabbè, questo non è un problema, lo sai che sono bravissimo a falsificare le firme, perché ora ci diranno anche questo. Buonasera a Claudio, cioè, è normale, no? Ci diranno anche che le magliette sono state da noi autografate. Buonasera a Claudio Nona Mammazza, Giuseppe Di Paola, Peps, Antonio Fabiano, Agatino, Claudio Macri, Massimiliano Privitera, Benedetto Rossazzurro, Giuseppe Comisi, Carusi, buonasera, quanti saranno i ragusani e come vanno i lavori al Massimino? Saranno tanti i ragusani? Saranno tanti, ci sarà una bellissima atmosfera domenica al Massimino, perché credo che andremo vicino ai 16.000 tra gli abbonati, tra chi ha comprato il biglietto e tra i tifosi ragusani, quindi sarà certamente una domenica di festa, soprattutto per il Catania, come non ce ne vogliono ovviamente a Ragusa e non ce ne vogliono l'amico Santo Palma, che è un dirigente del Ragusa, però è chiaro che il Catania ha, non dico l'obbligo, però quasi il dovere di dover vincere questa partita, la prima del girone di ritorno. L'abbiamo detto in questi giorni tante volte, il Catania dovrà secondo noi mettere giù un bel filotto di vittorie, così come ha fatto nel girone di andata, e chiudere i conti di questo campionato, a cominciare con quella con i Ragusa. Partita in cui, Fede, qualche problemuccio di formazione, forse per la prima volta lo avrà, perché sono parecchi gli indisponibili tra squalifiche, infortuni, c'è un'influenza che sta colpendo un po' tutti in città e in Italia. Non è vero. Ecco, anche te, ha colpito anche qualche giocatore
del Catania. Vedremo, vedremo. Oggi è stata postata, non so se l'hai vista, dal Catania una fotografia. Forse non l'hai vista, no. Un'oretta fa è stata postata una fotografia che potrebbe essere un indizio, perché c'è Francesco Lodi che batte un calcio di punizione e insieme a lui, vicino a lui, c'è Giovinco. Potrebbe essere un indizio? Potrebbe essere un indizio, come un indizio potrebbe essere Alessandro Russotto dall'inizio in un centrocampo inedito, senza Vitale. Vedremo, vedremo, mentre io continuo a salutare tanti amici. Benedetto, Benedetto dice riffa, riffa, tra poco arriviamo, poco. Poi abbiamo, dicevamo, Peps, Massiano Privitera, abbiamo Giuseppe, che l'abbiamo salutato, Gregorio Bertino, Giuseppe Di Paola, Maurizio Arena, buonasera ragazzi. Maurizio Arena, che è tra i partecipanti alla RIF, Emanuele Erzi pure lui, Giuseppe Pulvirenti, buonasera. Tutti? Quasi tutti, perché sono i più affezionados, sono i nostri muchachos, come dicono ormai in Argentina, su tutti. Buonasera Concetto Isaia, buonasera Simone Costanzo, c'è anche lui che dice che è ansia. Buonasera Davide Commendatore, che ci segue da Frankfurt al Main, ad Antonio Reale, poi abbiamo anche Fabio Santoro, Danilo Rinaldi, c'è anche lui, Francesco Napoletano sarebbe un bel regalo, c'è pure Francesco, Riccardo Rictom, Ciccio Pappalardo, Nunzio Comis, Sebastiano Leonardi, Giuseppe Di Mauro, Gabriele Marchese, Andrea Ragusa, c'è pure lui, Andrea Ragusa, addirittura il numero 12, il dodicesimo uomo in campo, Vincent Vincenzo, Andrea Ragusa l'ha salutato, lo risaluto molto volentieri, sarebbe un bel regalo per me, oggi è il mio compleanno, dice Giuseppe Di Paola. Allora intanto ne approfittiamo. Tanti auguri, happy birthday. Vedremo cosa accadrà. C'è anche Antonella Porrini e buona fortuna a tutti. In ogni caso, sempre solo forza Catania. Gatino Sicali, buonasera. Piero Innocente, buonasera a tutto il popolo. Let's go Liotro, ci siamo, dice Alessio Roberti in gallina. C'è pure lui, c'è anche Cristian Savoca. Una è mia, sicuro, me lo sento, dice Cristian Savoca. Poi c'è anche Daniele Cannata, che vuole quella di De Luca, che abbiamo messo qui in bella vista. Vedremo chi la vincerà. Alfio Grassia, abbiamo anche una camera speciale oggi, lo dico alla regia, vediamo se l'ho fatto senza avvisarli, se, come sempre. Mi piace prenderli di sorpresa. Sì, siccome hanno poche cose da fare in regia, giustamente quel santuomo di Alfio Nicotra, coadiuvato e supportato dal nostro Fabio Consoli, puoi restare qui 3-4 giorni, secondo me. Su YouTube non siete live oggi, noi Gianni Scursuni, buonasera Alessandro e Fede da Alfio Grassia, spero, no grazie, solo magliette, ho capito ora il perché. Domenica gioca, domenica si gioca. Giuseppe De Luca, buonasera ragazzi. Antonio De Covasta non è più a Ragalla da più di un mese, credo che sia, si riferisca ad Agostinho. La domanda era dedicata, qualcuno ha chiesto che fine ha fatto Agostinho, e Agostinho è tornato, se n'è andato, va, ecco. Poi, è andato via. Salutiamo anche Sebastiano Gambino, poi Mirko Bartolotta, che dà il suo numero 94 94 94, mi ricorda la barzelletta che raccontava il buon Gigi Proietti, 18 18 18 18 18, dice ma scusi perché dice sempre 18 19, un altro. Detto questo, io sono il Maurizio Arena partecipante, Maurizio Beninato, buonasera, Gabriele Cascio, Sebastiano Caruso, tutti stanno dando il loro numero, beh, 39, mi sembra anche 39, giusto 39. Antonio Castro, buonasera ragazzacci, c'è Antonio Castro, o Corso Sicilia con bottiglia Pulivesti, Piero Pulvienti, Federico, se esce il 70 di Piero Pulvienti, non Gennaro Pulvienti, ciao Unici, ho vinto la maglietta del magazziniere, di Sebastiano Nero, 39, 39, 39, c'è Marinella Raciti che salutiamo, la compagna di Lorenzo Giuff, Enzo Giuffida, buonasera Federale, siete sempre unici, grazie per l'opportunità di vincere le magliette. Beh, dovete ringraziare più che noi, direi grazie al nostro editore Angelo Maugeri, che ha permesso di far questo, e grazie anche ai due partner commerciali che ci stanno sostenendo, che sono la tabaccheria Caniglia del nostro amico Domenico Caniglia e e-commerce del nostro Alessandro Di Benedetto, che come sempre Alessandro Di Benedetto ha sempre un occhio di riguardo per i tifosi rossazzurri. 105, per poco non ho preso la pensione, dice Alessio Roberto in gallina, e meno male che non è preso oggi vi state sbizzarrando.
corretto. Ma meno male che non ha preso la 104, uscirà il 125, dice Claudio. Aspetta, perché c'è la polemica. Gianni Scursuni, scherzando ovviamente, per me sono troppo poche quelle palline nell'urna. Gatto Cicova, la polemica. Allora, non sono palline, lo so, non sono palline, sono fogliettini di carta che abbiamo fatto stampare tutti nella medesima misura. Spiegati tutti in ugual misura, in modo che non ci possono essere inganni e imbrogli. In più, per certificare la trasparenza di questo gioco, dove noi vogliamo divertirci insieme a voi, a pescare i tagliandi saranno mio figlio Emilio e il figlio di Alessandro Manfredi, che si alterneranno, quindi totale casualità. Manca realmente poco, tra circa 10 minuti partiamo, dai, anche perché state impazzendo, quindi. Ambo, dice Antonio Diego Vasta, che purtroppo non ha partecipato e gli tiro... Sì, facciamo vedere l'elenco, così, bravo, ringrazio Alfio Nicotra che ci dà una mano, ora pubblichiamo l'elenco dei partecipanti. Facciamo un ripassino, li leggi tu come le formazioni? No, tutti no, non esageriamo, siete pazzi. No, però sarebbe facciamo bello. Vedere. Così no. Nel frattempo, mentre c'è l'elenco... No, è finita la puntata. No, mentre c'è l'elenco, noi tiriamo via le maglie, fingiamo un guasto tecnico, problemi tecnici. E sono nostre. E allora, come vedete, sono questi. Il primo è stato Giovanni Longo, a seguire Vincenzo Di Grazia, poi abbiamo Agatino Magri. Attenzione che ci sono due Agatino Magri, uno col 31, l'altro è Agatino C. Magri. Poi c'è Paolino Lo Giudice, che non è un mio parente, Gianluca Toni, che non è un fake. Poi abbiamo Danilo Rinaldi, Daniele Coniglione, Antonio Castro, Agatino Sicali, Giuseppe Fazio, Fabio Beninfato, Sara Rossi, Giovanni Blanco. Sono tutti? Sì, tutti. E quello chi è alla fine? Quello è Danilo Pricoco. No, l'ultimo. L'ultimo è l'elefante, il nostro simbolo, di cui andiamo orgogliosi. Andrea Ragusa col numero 12, Ottavio Lanzanò, Daniele Cannata col 32, che vuole la 17 di De Luca, Luca Fontana, Gioele Lizio, Manuel Chitarri, siete una un'infinità, Daniele D'Arrigo, Giuseppe Di Stefano, Giacomo Latoni. Allora, ovviamente, siccome io già prevedo cosa succederà dopo l'estrazione, ci chiederete in continuazione quando vi consegneremo le magliette, organizzeremo, perché già ci stiamo pensando, organizzeremo un'altra puntata speciale, magari in esterna, vediamo, ve lo facciamo sapere prima possibile, in cui faremo la consegna ufficiale delle magliette. Penso la prossima settimana, vediamo. Anche perché, ripeto, abbiamo due possibilità, però entro domani massimo... Sabato vi comunicheremo il tutto, perché volevamo... Stasera decidiamo. No, diciamo la verità, volevamo consegnarvele sabato allo stadio, dipende anche chi è sabato che... Sabato è difficile perché non c'è la partita, casomai domenica. Domenica allo stadio, scusami, hai ragione Ale, perdonami, domenica allo stadio, però potrebbero anche vincere quei tifosi che non sono residenti a Catania. E quindi dobbiamo prima fare... dobbiamo controllare, dobbiamo verificare, dobbiamo vedere a chi sono andate le magliette, capire quanti sono di Catania e quanti abitano e sono residenti fuori, quindi a coloro i quali dobbiamo spedirla, e poi vi facciamo sapere il giorno, ma verosimilmente, già ve lo posso dire, sarà durante la settimana in uno degli appuntamenti del nostro live, quindi delle 19:30, un orario comunque in cui non si dovrebbe lavorare, ci dovrebbero essere particolari problemi, vi diciamo anche dove, perché probabilmente abbiamo intenzione di farlo in esterna, così facciamo un'altra puntata speciale e particolare del nostro live per stare un po' insieme e consegnare le magliette. Potremmo anche, così accontentiamo qualcuno, farla con i vincitori in studio con noi, e potrebbe essere una puntata potrebbe anche essere. Vediamo anche chi vince, perché per esempio Piero Pulvirenti dice a mio figlio Emilio, mi raccomando, pesca il 70. Allora, avete altri 5 minuti per corromperci, manca poco. Ora però più si avvicina all'estrazione, più è alta serietà assoluta. Se qualcuno viene, è assente e viene estratto, salta, va bene, no. Tutti quelli che sono qua dentro partecipano, no. La consegna verrà fatta poi in base anche alle esigenze del vincitore. Salve ragazzi, una curiosità, siccome sicuramente perderò, mi posso consolare sperando in una nuova occasione, ne farete un'altra? Ci proveremo. Don't worry, don't cry for this
t-shirt. Non piangere, quindi, per questa già qualcuno maglietta. Sta dicendo portamela in tribuna, portamela a casa, portamela. Ma io non la porto da nessuna parte, ve la venite a prendere voi, perché pure questo dobbiamo fare. Scherziamo, logicamente. Comunque alla fine se i vincitori ci saranno, e sono anche tanti ragazzi, in considerazione di tanti aspetti. Posso salutare, è arrivato adesso questo messaggio, Luca Samuisa, che ci sta seguendo dall'Australia, dove sono le 5:45. Oh. Quindi complimenti, complimenti. Dice la prossima riffa per venire in studio a fine campionato con ospite un giocatore del Catania. È una bella idea. E quindi grazie, perché ci stanno seguendo e ci sta seguendo dall'Australia, dove ancora da, è Australia notte. Dove in particolare? Sydney, Melbourne? Questo non c'è scritto. Sarei curioso, anche perché l'Australia è abbastanza grande, a me portala in tribuna. Ecco, Luca Samuisa, credo che non ci sia scritto, faccelo sapere. Sono le 5:45 del mattino in Australia, quindi proprio si è appena svegliato, sarà andando a me lavorare. La porti a Siena, ti ospito io, dice Enzo. Io Enzo Giuffrida lo farei molto volentieri. Enzo, devi ospitare tutti, famiglie comprese, quindi non so se ti conviene. Gianni Scursuni è un veggente, vedo un 123 in arrivo che non è l'autobus. Detto questo, molti di voi ora poi ci chiedono, perché l'intervista, torniamo un po' all'attualità, l'intervista del lunedì di Vincenzo Grella al quotidiano La Sicilia a firma di Giovanni Finocchiaro ha un po', diciamo, creato un campo di discussione importante, su Onesima, su Massimino e via discorrendo. Più che altro perché ha dato delle notizie nuove, importanti, soprattutto su Onesima, dove si pensava il Catania potesse andare già nel mese di gennaio. Invece Grella ha precisato che bisogna effettuare, il Catania ha intenzione di effettuare dei lavori anche importanti, perché il Catania in questo momento, lo abbiamo detto tante volte, per come sono le cose, non può andare ad allenarsi a Onesima, non perché il campo non sia pronto, perché il campo è pronto, ma per tutta una questione logistica e ambientale, bisogna sistemare delle cose, lo faranno in 4-6 settimane. Quindi io vorrei fare una previsione, facciamo una previsione, febbraio, metà febbraio. La butto lì. Detto questo, siccome qualcun altro anche oggi ci ha scritto per i lavori al Massimino, ha detto state attenti, vigilate, perché i lavori a Catania spesso si prolungano più del dovuto. Noi lo ribadiamo per l'ennesima volta. Che i lavori al Massimino siano stati annunciati con larghissimo anticipo, ed è stato anche ammesso come errore sia dall'ex sindaco pugliese che dall'ex assessore allo Sport Parisi, è ormai notizia vecchia, trita e ritrita, lo sappiamo. Sarebbe stato il caso di annunciare il tutto quando... Ma questa io direi che ormai è passata. Però è i lavori passato, sono iniziati, vecchia. I lavori hanno una loro cronologia di adempimento. E non solo, essendo lavori pubblici, poi è diciamo l'amministrazione che dovrà, peraltro sono fondi europei, quindi comunque certamente oltre a noi che vigileremo, noi verificheremo, è anche evidente, staremo che... molto molto attenti, però dico, essendo dei lavori pubblici e non privati, è compito del pubblico vigilare che i lavori seguano il cronoprogramma e vengano terminati entro la scadenza fissata, nel senso che prima di quella scadenza nessuno può dire niente. Esatto. No, assolutamente. Ma poi è stato anche chiaro che si può vigilare, si deve vigilare assolutamente, ma è anche chiaro che come è stato detto è interesse dell'azienda appaltatrice chiudere il prima possibile i lavori, anche per incassare quanto gli è dovuto il prima possibile. È chiaro che c'è una cosa molto semplice su cui vigilare: se finito il campionato non partono i lavori per il rifacimento del manto erboso, allora lì, no, ma non solo, suona Ale, il campanello. Ale, ma già il campanello potrebbe suonare. Siamo a gennaio, vorremmo capire, questo lo chiederemo perché ci stiamo muovendo al tal riguardo, per esempio quando verranno installati i seggiolini, quando incominceranno a essere installati i seggiolini. Noi supponevamo che nella pausa dal 22 dicembre al 7 di gennaio poteva essere una data utile, un arco di tempo utile, per esempio per installare il tabellone o fare un altro tipo di lavori. Però ripetiamo, poiché non siamo né lui architetto né io ingegnere, no, abbiamo pienamente fiducia, perché non vediamo il motivo per cui non bisogna averne, per l'azienda che sta facendo i lavori. Vedremo
cosa accadrà. Intanto ringraziamo chi ci scrive, Claudio e Onora Mammazza, siete veramente unici, tutto questo affetto non lo dà nessuno come voi, grazie. Qualcun altro ci chiede, forza, andiamo direttamente ai numeri, è Daniele Catania. Dico a Daniele, sto aspettando che si colleghino tutti, perché vedo che qualche partecipante ancora non c'è. Alle 8 inizieremo il sorteggio. Alle 20. I bimbi si stanno riscaldando. Sono già riscaldando, sono in condizione. 9 minuti ci viene detto. Sì, 9 minuti, è precisione tedesca. Deutschzeit, 9 minuti, Deutschzeit 8 e mezzo. Qualcuno ci chiede ancora come si fa a partecipare al gioco, è stupendo, vabbè. Carlotta Paratore, posso partecipare per le stazioni? Sono Mauro e Carlotta, mia figlia, vi seguo da sempre, siete grandi. Carlotta, purtroppo noi dal 23 che abbiamo iniziato la riffa, avevamo detto purtroppo che dal 23 al 30 c'è la possibilità di iscriversi per poter partecipare a questo, però non temere, come diceva il grande, che ecco Zalone, ne faremo altre. Una seconda riffa per festeggiare qualcosa di importante, certo. Il taglio dei capelli di Alessandro Fragalà, no, potrebbe capitare. Sì. Adesso, a sorpresa, però non te lo dico tu più. Col capello corto perdi fascino, poi le fans si nascondono, che vuoi fare? Thor LR dice, questi sei numeri che usciranno me li gioco al Super Enalotto, oggi ho incontrato Lorenzina da Citrezza, sarà una coincidenza, dice Luca Fontana. Diciamo che è libero Filippo, no, è perché, di poter passeggiare, no, peraltro, è perché c'è la maglietta di Lorenzina. Ah, per la maglietta. Luca Fontana, no, ma più incontrato... che altro secondo me il discorso è che Lorenzini non giocherà, è squalificato, quindi no, probabilmente. Allora ho letto male io, quindi non mi hai potuto capire, per colpa mia. Ho incontrato Lorenzina da Citrezza, sarà una coincidenza puntini puntini, perché Luca partecipa alla riffa, c'è in palio la maglietta di Lorenzini e quindi automaticamente ci siamo. Ecco qua anche Daniele, il 36 è uscito, è stupendo. No, però è uscito il 35, chi ha fatto ambo ce lo comunichi. Damiano, c'è anche Damiano, Ciaffaglione, Salvo Bonaccorso, Natale Rito Asolo, tutto nuovo. In che perché senso? Non hai letto quello prima? Professore, sei unico. Non l'avevo letto. Dove c'è scritto? Dove c'è scritto? Ah, cioè, tu salti i complimenti, no, verso perché di me, non vorrei che poi ci fosse concussione, rischiassi qualcosa, visto che hai rifiutato anche delle buste importanti dove ti veniva offerta cappuccino e cornetto. Ci sono stati tentativi di corruzione clamorosi in questi giorni, inenarrabili, però noi siamo stati. Manuela perfetti. Puglisi, Giacomo Latona Coifer, saluti a tutti, grazie comunque della spiegazione, grande fede. Carlotta Paratore, ti ripeto, poiché questa è la prima delle due tappe, perché la seconda la vorremmo fare, prenderemo altre sei maglie, altre sei giocatori, perché vogliamo provare ad accontentare il numero più alto possibile di amici che tifano il Catania. Buonasera, avete bisogno di una bella bimba per le stazioni, dice Franceschi Impellizzeri. Ragazzi, penso che Castellini si prenderà il suo ruolo a questo punto, addirittura prendersi il ruolo di Lorenzini. Chi? Castellino? No, assolutamente no, è una giornata di un turno di squalifica e poi alla prossima Lorenzini tornerà al suo posto senza alcun problema, anche perché Castellini centrale non mi dispiace, ma Castellini nel suo ruolo è decisamente superiore. Allora, visto che parliamo di ruoli e mancano ancora 5 minuti, come viene fatto notare, diamo la formazione. Allora abbiamo Lodi, De Luca e Russotto, Lorenzini, Rapisarda e Sarao. Di questi sei, tutti e sei titolari domenica? No. Chi sono te, chi mancherà? Vabbè, Lorenzini è squalificato. Bravo, ti volevo mettere alla prova. Lorenzini è squalificato. Allora, Lodi c'è, De Luca c'è, quella che era, Pisarda c'è, Sarao c'è, e quelli esterni secondo me non ci sono. Uno perché è squalificato, l'altro perché non sta bene. Quindi niente Lorenzini e niente Russotto, perché sappiamo. Anche se... potrebbe, ma la vedo dura, ci sta tentando in tutti i modi Andrea di poter esserci tra i convocati e tra i presenti, però la vedo dura. E chissà, qua non c'è quella maglia, chissà che non possa esserci da Ragusa a Ragusa, come abbiamo detto ieri, il numero 9, perché il 99 c'è. Il 99 c'è, ma il 9 non c'è, vedremo se Gianlucone Litteri sarà tra i convocati, certamente non partirà dall'inizio. Giacomo Latona Coiffeur, spero di vincerla per portarla a Parigi e metterla nel mio salone di parrucchiere a breve apertura. Intanto spero che domenica sarà allo stadio. Giacomo, ci vediamo a mezzogiorno e mezzo al chiosco. In ogni caso, io ed Alessandro ti regaleremo una cosa di unica, così
sì, se non dovessi vincere la maglietta, porterai un ricordo di Unica a Parigi, bellissima città dell'amore, e non solo. Aspetta, perché questo lo voglio leggere, poi andiamo alla riffa. Scusate, ma i lavori comprendono pure quelli esterni allo stadio? Un esempio su tutti, la scritta esterna Angelo Massimino è praticamente scolorita, e la pittura delle scale ringhiere verrà fatta o no, visto che è scolorita? Così come l'audio in tutte le tribune. Credo che l'audio non era compreso. No, l'impianto audio non era previsto. Sinceramente, la scritta Angelo Massimino non lo so se viene rimodernata, devo dire la verità, direi una bugia. Ricordiamo anche che nell'assegnazione della gestione dell'impianto Angelo Massimino, di una parte dell'impianto di Angelo Massimino al Catania SSD di Pellegrina, c'è anche la manutenzione ordinaria e anche straordinaria dello stadio. Sì, e credo che queste cose facciano parte della manutenzione che compete al Catania, no? Dei lavori di rifacimento. Però questa è una cosa su cui poi ci informeremo meglio, perché devo dire la verità, è la prima volta che ce la chiedete. C'è anche la formazione che fa Luca: Beters, Rapisarda, Castellini, Ferrara, Pedicone, Rizzo, Lodi, Vitale, Russotto, Sarao e Chiarella. Qualcuno sì, qualcuno no in questi, Vedremo, sono 134 i numeri, 134, vi basta vedere sulla pagina Facebook. Che facciamo, andiamo? Buonasera, sono arrivato ora, dice Roberto Meri, nostro vicino in tribuna a Sberna. Che numeri avete sorteggiato? Ancora nessuno. E allora, dai, facciamo così, facciamo entrare i velini. Ecco, avanti, noi ci alziamo, noi ci alziamo. Noi ci alziamo, facciamo entrare i velini, avanti, forza, forza, si accomodino. Eccoli qua. Avanti, prego, ce la facciamo? Questo. Uno qui. Perfetto. E uno qui. E allora, ecco qui. Andiamo in ordine di età. Manfredi, buonasera Manfredi. Anzi, a proposito, dobbiamo fare questo, avevo dimenticato. Ecco, dai. Buonasera Manfredi. Buonasera. Buonasera. Manfredi. Buonasera, buonasera ad Emilio, lo giudice. Buonasera. Guten Abend. Guten Abend. E allora, ricapitoliamo. Inizierà a tieni tu, mi aiuti, aiuti papà. Perfetto. Inizieremo, Alessandro, una maglietta alla volta. Prima di sorteggiare i numeri, cari amici di Unica Sport, io mi giro il computer per verificare tutto, diremo per quale maglia stiamo sorteggiando. Numeri che poi io, grazie a questo meraviglioso strumento, un po' oggi mi sento un po' Fiorello. Vi farò vedere così non lasciamo spazio a dubbi. Quindi i bambini lo sorteggeranno, lo leggeranno, quindi leggeranno nome e numero, e poi ve lo facciamo vedere anche con questa inquadratura così. Eccola qua, guarda la firma guarda della la... zanzara. E allora, aspetta, guarda la firma di Ciccio Lodi, si vede. E guarda la firma di Andrea Russotto, che là non ci arrivo, ci arriverai. E allora, facciamo decidere a Manfredi quale prima maglia sorteggiamo, una rossa azzurra, la Vulcano o la bianca? La bianca. La bianca? Sì. Della bianca quale mettiamo in palio? Russotto o Sarao? Sarao. E allora? Sarao. E allora dobbiamo prenderla. Allora prendiamo Sarao e prendiamo questo. Io chiedo gentilmente, grazie. Eccola qua. Mi sento un po', ti ricordi la Lotteria Italia? Sì, il 6 gennaio la lotteria Italia, così. Sarao. Gira, tanto interessa il numero e la firma. Ecco Sarao. E allora, ragazzi, 19, 59 e 20 secondi. Io faccio così, lo faccio io, lo fai anche tu. Rimescola all'infinito con tutte e due le mani, bravo, su e giù, come se stessi mischiando l'insalata, miscelando l'insalata. E allora, 3, 2, 1, esci il primo numero. Vai, aspetta, quanti piano, scegli? Quanti troppi, rimetti dentro. Ributta. Ok, ecco il qua. Primo. E allora, apriamo davanti agli occhi, la camera c'è, chiedo alla regia. Lo facciamo leggere al bimbo, dai. Ok, vai, apri davanti a papà. Il microfono. Suspense. 25, Carmelo Di Stefano. Carmelo Di Stefano, tieni, si è aggiudicata la maglia 99 di Manuel Sarao. Carmelo Di Stefano ha vinto la prima maglia, quindi già associamo, ricordiamo, Carmelo Di Stefano, numero 99. Che lo mettiamo qua. Il 25. Ora, quale maglia sorteggiamo? La rossa azzurra o la Vulcano? Aspetta, perché dobbiamo fare una cosa. La Vulcano. Ok, era aspetta, pensavo che fosse già acceso. Ok. La Vulcano quale? De Luca o Lorenzini?
Facciamo Lorenzini. Facciamo Lorenzini, allora. Ci vai tu? Tieni qua il microfono un secondo. Questo è Lorenzini, che facciamo vedere anche la maglia di Lorenzini. Ci siamo. Eccola qua. Con tanto di firma. Lorenzini. E allora. Pronti? Emilio, tieni il io tengo il microfono. Fai la stessa cosa che ha fatto Manfredi. Sorteggiamo. Carmelo Di Stefano già sta festeggiando. Ricordiamo, Carmelo Di Stefano ha vinto quella di Sarao. Un solo numero, attenzione, vai, preso, aspetta, attenzione, one moment, aspetta, one moment, con calma. Quindi la 26 di Lorenzini viene vinta da? Manlio Sapienza e 75. Che in tedesco si dice? 75. Abbiamo capito tutto. Manlio Sapienza, numero 75, lo inquadriamo bene per conferma. Manlio Sapienza, numero 75. Allora, dottore. Vince la maglia di Lorenzini. Questo lo poggiamo. Ecco qua. Questo è rimasto? No, no, Lorenzini, il numero lo mettiamo qui. Da... Okay. Dov'è finito qua. Il numero di. No, là. Oh, ok. Non c'hai tu il numero, non c'hai tu il numero di. No, non ce l'ho io. Non ce l'ho io, dove l'abbiamo messo? Dove l'abbiamo messo il numero? Vabbè, questo è quello okay. Di Carmelo. Quello di Carmelo. Va bene, è caduto a terra, poi lo prendiamo. Manlio Sapienza. Manlio Sapienza. Allora, Manfredi, a te il microfono. Quale numero dobbiamo scegliere? Quale maglia? Rossa azzurra, quella di Rapisarda o di Lodi? Rapisarda. Allora. Ci sei tu? Ci sono io per Rapisarda. Sì. Facciamo la stessa cosa sempre, eccolo qua. Qua. Con tanto di numero, con tanto di autografo. Arriva. Ecco qua, Rapisarda numero 5. Simone Monteleone dice per un numero. Simone, non è detto che non esca nuovamente il numero. Ce ne sono altre 4 ancora, ragazzi. E dai, allora, vai Manfredi. Manfredi mischia sempre, guarda. Mischia, così, ah, sì, bravo. Così, vai. Peschiamo, dammi il microfono a me. Ok, lo tengo io. Vediamo, vai. Chi ha vinto la numero Piano, 5. Con calma. La numero 5. 4, Enzo Buoncoi. Consiglio. Allora, numero 4. Aspetta che inquadriamo. Mettilo qua. La numero 4, Enzo Buonconsiglio, si aggiudica la maglia numero 5 di Rapisarda. Di Ciccio Rapisarda. E allora, tu hai sorteggiato la bianca e una rossa azzurra. E allora, a questo punto, Emilio sorteggia la bianca. Poi a te toccherà la Vulcano. Sorteggiamo la numero 7 di Russotto, quella che voleva qualcuno, ma che se la sognerà questa sera. Facciamo. Pronto? Prendi il microfono un secondo, Emilio. Nel frattempo la facciamo vedere. La maglia? Ok. Perfetto, eccola qua. E allora, Emilio, stessa cosa, mischia bene. Vediamo cosa succede. Un numero. Con calma. Con calma. La 3, Sebastiano Lombardo. E allora, Sebastiano Lombardo si aggiudica la maglia numero 7 di Andrea Russotto. Lo invidio. Dammi qua. Questo lo mettiamo qua. Mettiamolo qua sopra. Ora ritocca, attenzione, perché ora c'è la Vulcano di De Luca. La Vulcano qua. Di De Luca, che è questa, che è quella che voleva Daniele Cannata. Vediamo un pochino, ancora aspettiamo sempre, io rimischio. Bene, modo, bene. Concentrato, rimischiamo. Manfredi, è il tuo ultimo colpo, È il tuo ultimo colpo. Concentrato, tutti concentrati. Qua, tutto quanto, qua. Perfetto. Vai, mischia un altro pochino. Vai, andiamo. Ne prendi uno. E the winner is... Attenzione, la numero 17 di De Luca va? 57, Valentino Platania. Platania, va bene. E allora, tieni qua Emilio tu. Allora, la numero 17 di De Luca va al nostro amico Valentino Platania. Ecco qua, Valentino Platania vince la maglia numero 57, la maglia numero 17 di De Luca. De Luca, e abbiamo qua, la mettiamo pure qua. E allora Emilio, tu ora hai il compito più difficile. L'ultima, la devo prendere. L'ultima è anche, diciamo, la più ambita, perché è quella del nostro capitano Ciccio Lodi.
E allora, tanto ricordiamo Sebastiano Lombardo che scrive sempre che ha vinto quella di qua. Andrea Russotto. L'ultima, ma non ultima, in ordine di importanza, è del nostro capitano, la metto qui, Ciccio Lodi, anche questa, caro Fiorello Fragalà, autografata dal nostro capitano. Ah, Milo, sei pronto? Sì. Bist du bereit? Questa è importante, eh? Questa è importante. Questa è importante. E allora, ancora una volta, mischia bene, gira tutto bene, gira tutto bene, gira tutto bene. Ed esce, attenzione, rullo di tamburi, uno, piano. Aspetta, piano, fermo un attimo. Un moment, bitte. Ecco qua. La 71, Orazio di Nicolò. Quindi, numero in tedesco? 71. Ha vinto Orazio di Nicolò. Nicolò. Orazio, ce ne fosse uno che commenta, dice Tino Sgarano. Eccola qua, la maglia di Lodi, dammi il bigliettino. Dammi il bigliettino. Questo, se volete, vi facciamo vedere che sono tutti qua i numeri, nessun inganno, nessuna truffa. E allora, ecco, questo lo appoggiamo qui, mi allontano un secondo. E allora, noi rimaniamo, allora, riandiamo, manca un numero che abbiamo perso. Che abbiamo perso, che è quello di Maglio Sapienza, ce lo ricordiamo. E allora, i vincitori sono, ricordiamo. Allora, sono, non in ordine di estrazione, sono Orazio di Nicolò, Sebastiano Lombardo, io mi metto a beneficio della camera, Sebastiano Lombardo, Orazio di Nicolò, Carmelo Di Stefano, Enzo Buonconsiglio, Valentino Platania e... l'altra, l'ultima che era? Come l'ultima? L'ultima. L'ho detto un momento fa. L'ho detto un momento fa, sì. Abbiamo fatto, aspetta, ci siamo persi. Ci siamo persi uno. Vabbè, comunque, aiutiamo, chiedo aiuto alla regia perché non ricordo l'ultimo nome. Allora, ripetiamo, Orazio, allora ricordiamo i nomi, Ale, se mi dai i bigliettini così li rileggiamo. Maglio Sapienza. Maglio Sapienza. Maglio Sapienza. Allora, rileggiamo tutti. Maglio Sapienza, uno. Poi Orazio di Nicolò, due. Enzo Buonconsiglio, tre. Valentino Platania, Carmelo Di Stefano e Sebastiano Lombardo. Poi noi ovviamente ci andiamo a rivedere la puntata con le immagini per ovviamente avere la conferma e la certezza, ma dico, anche se abbiamo qualche vuoto di memoria, sono questi assolutamente. Io ne approfitto, però, siccome giustamente anche a me mi piace vincere, quando perdo spesso, non sempre, però alcune volte non sono contento, dico a chi ha scritto determinate cose mi dispiace perché diciamo alcuni che hanno vinto non sono mai presenti in chat. Ragazzi, è una riffa aperta a tutti, ci sono registrati alle pagine social di Unica, però non temete, perché io, Alessandro, il nostro editore Angelo Amogeri, abbiamo intenzione di fare una seconda riffa, perché purtroppo eravate già tanti, addirittura noi pensavamo che potesse essere molti di più, eravate 134, hanno vinto 6 persone, purtroppo 128 rimangono, anzi 129, perché anche Alessandro è rimasto scontento di non aver vinto la maglia di Andrea Russotto. Detto questo, avremo altre occasioni. Era un modo, come dice anche Enzo Giuffini, intanto complimenti ai vincitori, era un modo per stare insieme, era un modo, come dice anche Danilo Rinaldi, per darvi un po' di Catania e stare insieme in un modo diverso. Ma i velini cosa vincono? Vincono un bacio dei loro papà. No, che sono il nostro orgoglio. Sono il nostro orgoglio oltre che la nostra felicità. L'unica sfortuna che hanno è che hanno noi come genitori. Va bene. Però nella vita non si può avere tutto. Potevano avere anche di peggio, dai. Di peggio, questo è anche vero. Mai una gioia, sempre forza Catania, dice Gennaro Pulvirenti. Gennaro, ripeto, anch'io non vinco mai. Io nella mia vita ho vinto solo debiti. Però ripeto, grazie anche a Giacomo Latona che dice. Allora, io farei una cosa: chiedo alla regia di mettere la grafica in modo che facciamo vedere anche con la grafica quelli che hanno vinto. Cominciando dalla prima schermata, dove ci sono? Lo chiedo. Ci siamo? Arriva. Ecco, la prima, non l'ultima. L'ultima, la prima. Un attimo di tempo. Arriva la prima. Allora, nella prima schermata tra i vincitori troviamo Sebastiano Lombardo con il numero 3 ed Enzo Buonconsiglio con il numero 4. Poi nella seconda schermata abbiamo
arriva, ecco il numero 25, Carmelo Di Stefano. Poi andando avanti nella schermata susseguente abbiamo il numero, no, quella ancora dopo, ah no, è qua, il numero 57 che è Valentino Platania. E poi nell'ultima schermata abbiamo gli ultimi due vincitori che sono il 71, il 71 Orazio Di Nicolò e poi il numero 75 che è Manlio Sapienza. Sono questi i vincitori delle nostre magliette, quindi 3, 4, 25, 57, 71 e 75. Se ve li volete giocare al Super Enalotto, magari potete vincere un premio di consolazione. Poi il Super Enalotto può essere anche superiore. E allora, io mi sono allontanato solo per un motivo. Perché stavo pensando una cosa, mi sembra come televendite, buonasera amici, allora vi diamo una maglia, no, pensavo che ad alcuni come Lino Tess e tanti altri che sono, mi piace anche Pempegatino Sigli, complimenti ai vincitori, sarà per la prossima, deve essere Giovanni D'Arda, c'è stato Lambo, no, lo spirito deve essere questo. Detto questo, vedremo se domenica porteremo qualche cappellino di lana in più per i tifosi che non hanno vinto. C'è la nostra Carmela che scrive per un pelo, non mi ricordo che numero aveva Carmela, ma evidentemente ci è andata molto vicina. Buonasera a tutto il popolo rossazzurro, un saluto anche ai ragazzini in studio che sono il futuro della nostra città, lui un po' di meno perché vive a Colonia. Tu devi portare tra l'altro un cappellino di Unica Sport con il nostro Freund che sta a Colonia con la Gatino Magri, poi te lo do e glielo consegni, perché ogni promessa è un debito. Complimenti a chi ha vinto, dimenticavo di porgere gli auguri di buon anno Salvatore Derico con 2023. Domenica mi consolo con il cappello, bravo, bravo a Benedetto Rossazzurro. Simone Monteleone, comunque commento subito, bravi ragazzi, buona serata, grazie per questo regalo, un po' di fortuna per quest'anno non è mai troppo forza, perché Valentino Platania è uno dei vincitori. Sì. Ora io non mi ricordo chi ha vinto la maglietta di Lodi, chi ha vinto quella di Russotto. Lo andiamo a riguardare, andiamo ci a mancherebbe rivedere. Altro, lo andiamo a riguardare, tanto voi lo sapete quella che avete vinto, non ci sono problemi, noi poi lo andiamo a riguardare in modo che poi vi diamo comunicazione. Credo che siano tutti catanesi, se non mi ricordo male, in base ai nomi che sono usciti. Credo proprio di sì. Quindi... Però mi piace, per esempio, quello che scrive Salvatore Rosano, dice: ma gli altri 128 devono fare la trasferta con Federico Allocri? Sì. Se volete sì, se a volete sì. Rischio e pericolo. Però Tuccio Rossi ci dà una soluzione più facile e meno dispendiosa. Caffè offerto per tutti da Federico domenica allo stadio. Del disturbatore c'è sempre. Qual è? Presenterò ricorso al TAR del Lazio. E purtroppo certo. Al TAR del Lazio a noi non ci va molto bene, caro Alessandro. Antonio Fabiano, non per forza con le magliette, anche con altri gadget si potrebbe fare. E noi stiamo pensando a questo, ragazzi. Unica ha la fortuna di avere un editore che pensa veramente ai tifosi H24, la dimostrazione della partita di Coppa Italia regalata ai tifosi dal nostro editore ne è una dimostrazione. Proveremo a fare dei gadget, le magliette, qualche altra maglietta la mettiamo. Peraltro, a beneficio di chi magari non ci ha potuto seguire o comunque vuole avere la certezza, la prova schiacciante di chi ha vinto le magliette, fra un pochettino, quindi nella notte al massimo domani mattina, posteremo sulla pagina Facebook le azioni salienti, gli highlights di questa puntata, quindi proprio con... tagliando i pezzettini di puntata in cui estraiamo le maglie, quindi ritroveremo nome, numero e giocatore che ha vinto. Questa è meravigliosa, mi dice Marco Rossi, Fede, ho già visto quattro persone sulla tua macchina, perfetto, siamo alla grande. Agata D'Antonio, fine settimana, quattro spa disdetto, non era tutto sotto controllo, caro Alessandro, dice Rosario Serena Chiarina. Emanuele Ortiz dice, Carmela aveva il 5 e io il 70, io il 5 e Carmela il 74, ci sono andati vicinissimo. Avremo altre occasioni. A me piace quello, ringrazio Gianni Scursuni che dice la cosa più bella di questa sera è la gioia di aver conosciuto i vostri figli. E anche, questo ci fa molto piacere. Tra l'altro mio figlio è dispiaciuto perché era convinto che potesse venire domenica allo stadio, ma purtroppo parte sabato, torna in quel di Colonia. Vai a verti il Colonia o a verti l'FC Bayern München? Il Colonia. Bravo. Il Colonia. Colonia, tu Manfredi vieni allo stadio? Sì. No.
No. E come, perfetto, perché Roma è cattiva. Esatto, ma non vale con tutto il microfono. Ecco, bel bimbo Alessandro e guten baby Federico. Mai una gioia, complimenti alle persone che hanno vinto, sarà per la prossima volta. Io ringrazio Salvatore D'Urso per lo spirito col quale sta gli slip di Letta Leotta, chi li ha vinti? Nessuno, perché non erano in palio. Quella dopo la mezzanotte faremo quest'altra riffa. L'importante, dice Stefano Lazzare, è che vinca il Catania, forza ragazzi. Sebastiano Lombardo, buonasera, mi sono appena collegato. Sapete chi i numeri che... Sebastiano Lombardo ha vinto, credo. No, no. Sebastiano Lombardo ha vinto. Sebastiano, sì, hai vinto. Numero 3, Sebastiano Lombardo ha vinto. Se è lui e non è un omonimo, ha vinto. Allora, li ripetiamo. Però non mi ricordo più le magliette. Ma quindi poi deve essere un omonimo, perché Sebastiano Lombardo aveva festeggiato prima, quindi sarà, infatti, un omonimo. Allora, però tra l'altro dobbiamo, tra altre cose importanti, noi andiamo ora a verificare le email. Verifichiamo le email, poi tagliamo i pezzettini di puntata in modo che comunque poi lo andate a rivedere. Io lo ricordo. Sebastiano Lombardo, numero 3. Enzo Buonconsiglio, numero 4, Carmelo Di Stefano, numero 25, Valentino Platania, numero 57, Orazio Di Nicolò, numero 71 e poi il numero 75. Luca Samuisa, che ci guarda dall'Australia, dice: bellissima iniziativa, bellissimo vedervi con i vostri figli, siete un gruppo unico, complimenti Ale e Fede, questa è sicuramente la migliore e completa edizione di Striscia la Notizia di Catania SSD. Per me è un complimento, non so se Giovanni Cascio volesse farci un complimento. Io avevo il 23 ed è uscito il 25, sì. Complimenti per l'iniziativa, dice Mirko Bartolotta. Comunque, a prescindere dalle maglie, siete unici, troppo buoni. Grazie. Complimenti ai vincitori, grazie a voi, al vostro editore, per questa bella iniziativa. Forza Catena, dice Francesco Giusibrico. Fa, ragazzi, domenica posso avere un cappellino? Sì, io ragazzi porterò. Ho un sacco con tanti cappellini, alcuni sono già prenotati. 12:30, chi prima arriva lo prende, uno ciascuno. Mi raccomando, non venite con prestanomi e parenti vari, perché dobbiamo provare a darli a tutti, tutti. Giovanni Longo, iniziativa bellissima, grazie. Domenico posso avere il cappellino almeno? Giuseppe Di Paola, yes of course. Come si dice? C'è sì, ovviamente, in tedesco. Yes of course in Deutsch. Sì, ja, sofort. Sofort, ok, mi piace quando parli. Bella questa puntata con traduzione simultanea in tedesco. Vuoi parlare in qualche lingua? No, perfetto. Poi abbiamo, mi manca il 23 per fare bingo, sapete se è già uscito? No, ma beh, io dico, ma il disturbatore. Il disturbatore secondo me gli rode, perché lui non ha voluto partecipare. È un po' gli rode questa cosa. Sì, è un sì, po' sì, ha voluto fare lo splendido Tino Sgarano, a cui devo un cappellino. Dice complimenti per i vostri figli, complimenti anche questo bel messaggio di Mario, che ringrazio. Meravigliosi i bambini, si vede che sono Mario Sorace, si vede che sono i figli di Federico Alessandro, bravissimi come i loro papà. Grazie. Perché poi fuori onda non sapete cosa combinano. Complimenti ai vincitori e soprattutto complimenti a Unica Sport e al dottor Angelo Maugé da Tino Sgarano. Siccome Tino non ha vinto, anche per Tino c'è un cappellino. Luca Castelli, complimenti. Ronaldo Tomaselli, buonasera ragazzi, è stato un piacere ugualmente, ci avete fatto emozionare. È un complimento per tutte le nazioni di Unica Sport, Giovanni Cascio. Lo so Giovanni, io infatti ti ringrazio, perché essere paragonati anche per 30 secondi a Striscia la Notizia è un onore. Buonasera, io non ho partecipato per dare più spazio ad altri tifosi, complimenti alla vostra redazione per tutto quello che si fa. Giuseppe Arcidiacono, Giuseppe la prossima volta devi partecipare. Tra l'altro c'era anche qualcuno che teoricamente, poi racconterò una cosa, perché tra i partecipanti c'era qualcuno che teoricamente potrebbe avere un accesso alle maglie molto più semplice, però a dimostrazione della trasparenza e dell'onestà di alcuni dipendenti ha preferito partecipare all'asta, alla riffa. Orazio Di Nicolò, che ho vinto. Ah, Orazio Di Nicolò ha vinto. Orazio Di Nicolò ha vinto, numero 71, però non mi chiedete quale maglia ha vinto. L'hai estratto tu, Orazio Di Nicolò, la seconda o la terza? Secondo me terza. Ah, quella non sappiamo. Orazio, hai vinto una delle maglie. La seconda? No. Tu dici Lodi? Sì. Che numero era? Orazio Di Nicolò è il 71, no, Lodi allora è l'ultimo. Secondo. Lodi è l'ultimo che abbiamo estratto. E quella è l'ultimo? No, io non me lo ricordo più, ragazzi. L'ultimo forse era Carmelo, però dobbiamo andare a rivedere. Comunque hai vinto,
La maglietta quando mi serve salgo in redazione. Federico, non dimenticare il mio, Agatino Claudio Magri. Agatino Magri è quello, è l'amico di Colonia, non l'abbiamo assolutamente dimenticato. Noi che giriamo il mondo da anni, proprio gli anni che il Catania ha percorso giorni gloriosi, noi che spulciavamo notizie nelle grandi teste in cerca del nostro Catania, noi che oggi possiamo vivere il Catania grazie a voi, la Gold Coast, nella mia pizzeria durante l'ora di preparazione ci siete voi due in stereofonia che parlate del Catania. Che io, bello. Ed è bellissimo questo, Luca, ti chiedo una cortesia, mandaci tramite Messenger in privato il tuo indirizzo australiano, perché a questo punto, anche perché c'è in cantiere una cosa proprio per gli amici che stanno negli altri continenti, che noi stiamo studiando con Alessandro e che presto prenderà il via, perché Unica non si ferma mai. L'obiettivo di Unica è stare accanto a tutti i tifosi del Catania, sia quelli che stanno in città, che hanno la fortuna di potersi godere la squadra del proprio cuore ogni giorno, sia quelli che non vivono a Catania e però nonostante questo fanno di tutto, come fai tu, pur di avere notizie e seguire il Catania, anche svegliarsi alle 6:15 del mattino, se non prima, e non sei l'unico perché c'è anche Alessandro che ci segue da Sydney, che non fa altro che alzarsi presto. Ma domenica ci sarà la consegna delle maglie allo stadio, dice Carmelo Di Stefano. Non la facciamo domenica la consegna delle maglie, la faremo verosimilmente la prossima settimana, ripeto quello che ho detto inizio trasmissione, la faremo durante lo spazio del nostro live, quindi dalle 19:30 alle 20:30, vedremo se farla in esterno o qui in studio, lo valuteremo, ve lo faremo sapere, penso al massimo domani, il tempo che decidiamo, quindi faremo una puntata, un'altra puntata speciale di Unica Night, Unica Live, dedicata alla Riffa, in cui vi consegneremo live, dal vivo, queste magliette, sarà un altro momento molto, molto bello. Mancano 5 minuti alla chiusura, attenzione, io soprattutto la maglia di Russotto e di Lodi metterò sotto cassaforte, perché quel signore là secondo me stasera le farà sparire, scherzo. Il cappellino come posso averlo? Io domenica ci sarò allo stadio ma arrivo da fuori. Salvatore Manzitto, noi saremo al chiosco da mezzogiorno e mezza all'1:30, un'oretta, ci vediamo. Tu sicuramente. Io sicuramente, perché mi piace. Io arrivo. Roberto Meli, il cappellino ci tengo, peccato non poter essere da Catania per il cappellino, sempre Forza Catania, un saluto da Sarzana, e Agatino io spero, danke dice il nostro, clave di danke, Bitteschön, in questo caso danke bitte, la risposta è bitte, perché se era Dankeschön diciamo Bitteschön, giusto. Vabbè, amore, mi piace, ripasso, la nostra, complimenti per la Unica Show, vi serve il tavolo più grande, dice Vincent Vincenzo, e piano piano faremo anche questo. Detto questo, Ale, siamo quasi in conclusione, allora Emilio, che cosa pensi di questa serata? Mi è piaciuto, sì, sì. Sì. Sì, di poche parole ma concrete, ma Manfredi, allora, hai sorteggiato tre persone, molti, tre tifosi ti ricorderanno perché la tua manina gli ha regalato tre magliette del Catania. Sì. Ma la domanda è, vuoi fare il mestiere di papà? Non proprio. E mi sembra un'idea molto bella. Bravo, bravo. Il ragazzo bravo, ha già idee molto chiare. Bravo. Detto bravo. Questo, Ale, io rileggerei per l'ultima volta i nomi dei vincitori, Ale, così. Sì, però diamo... lo voglio fare con l'aiuto della schermata. Così siamo tranquilli, lo chiedo alla regia, ultimo sforzo, quindi cominciare dalla prima schermata dove ce ne sono due, arriva e poi andiamo a chiudere. Allora, questa non è la prima, ecco qua, nella prima abbiamo il numero 3 Sebastiano Lombardo e il numero 4, sono usciti 3 e 4 Enzo Buonconsiglio. Poi nella seconda schermata abbiamo il numero 25 Carmelo Di Stefano. Poi dobbiamo andare alla terza, dove abbiamo il numero 57 Valentino Platania, e poi nella quarta schermata ne abbiamo due che sono il 71 Orazio Di Nicolò e il 75 Manlio Sapienza. Sono questi i sei vincitori delle magliette del Catania. Ve lo ripetiamo, stasera al massimo domani mattina troverete sulla pagina Facebook gli highlights di questa puntata, in cui rivedrete l'estrazione, quindi ci sarà la soluzione numero, nome. Guarda, e maglia. Io adoro Tano Lanza perché ci dice che quella di Sarao l'ha vinta Carmelo Di Stefano,
quella di Lorenzi, di 26 Lorenzini, l'ha vinta Mario Sapienza. Ecco. Quella di Rapisarda, Enzo Buonconsiglio, quella di Russotto, Sebastiano Lombardo, quella di De Luca, Valentino Platania e Orazio Di Nicolò, cioè il 71, ha vinto quella di Ciccio Lodi. Ringrazio Tano Lanza per il coordinamento tecnico. Grazie Tano, straordinario. Mi faccio anche una foto a questo messaggio. Ti fai anche una foto? Così ce lo ricordiamo, perché la nostra memoria non va tanto bene, ma Tano è straordinario. Tano che vince per questo, questo regalo che ci ha fatto, vincerà qualcosa. Sarà bello vedere il tizio che ha vinto col profilo fake, perché il profilo fake Valentino Platania. Daniele, come abbiamo detto, questi sono i vincitori, ora c'è la seconda fase. C'è la verifica, l'abbiamo detto, perché scherziamo, ridiamo, è evidente che se ci rendiamo conto che qualcuno ha raddoppiato i propri profili o se qualcuno ha fatto un fake, la maglietta verrà... La rimettiamo in palio, non è un problema, quindi state tranquilli. Detto questo, 20 e 26, siamo quasi in chiusura, e allora, file and dunk, Emilio? Tante grazie, Manfredi. Ecco, lui italiano. Tante grazie, sei logorroico come a papà, preciso, voi avete preso dai vostri genitori, parlate tanto. No, ma lui parla tanto, è che adesso si è un po' intimidito, però va bene. Grazie Alessandro. Grazie a te Fede, grazie, dobbiamo chiudere, grazie Alfio Nicotra e Fabio Consoli, grazie ovviamente al nostro editore Angelo Maugeri che ci permette di fare, di regalarvi tutto questo, grazie a voi che ci avete seguito, noi ci vediamo domenica perché ci vedremo sabato per la conferenza stampa, ma domani è festa. Non saremo in onda, ci vediamo domenica per il consueto match day e poi alle 21 per un nuovo appuntamento con Unica Night. Grazie! E sempre solo? Forza Catania! Più vigore! Come? Forza Catania! Cheers!